Nome. Francesca. Michela. Cognome. Micheletto. Lantignotti. Soprannome. Frau Franci. Michio Lanti. Età. 22 anni. 23 e mezzo. Altezza. 1,82. 1,75. Numero di scarpe. 39 o 40. 41-42. Voto la maturità. 96. 75. Una cosa che ti fa arrabbiare. Perdere una partita, molto. La mancanza di fiducia. Una cosa di cui hai paura. La morte? Entrare in mare con le meduse, giuro. La più grossa figura di merda che hai fatto. Europei in Grecia. E allora mi battono addosso, palla che va fuori, la seguo con lo sguardo, così naturalmente la palla mi colpisce in testa. A casa della nonna mi sono appoggiata alla porta, credendo fosse una porta vetro, e sono caduta dall'altra parte perché non c'era il vetro. La parolaccia che usi più spesso. Cazzo. Cazzo. Tre cose che guardi in un uomo. Occhi, naso e bocca. Altezza, gli occhi, i modi di fare. Passioni o hobby oltre a Bicholle? Passare il tempo all'aperto o anche cucinare, anche se bisogna un po' migliorare su questi aspetti ancora. Ascoltare la musica, suonare la chitarra, studiare se si può ritenere un hobby, ma è più un dovere. Idolo o modello sportivo nel beach e in un altro sport? Nel beach ti dirò, faccio ancora fatica perché comunque per me è un mondo abbastanza recente. In generale, magari negli altri sport, Federer. Nel beach Laura Ludwig e altro sport Cristiano Ronaldo. Giocatrice di sinistra o destra? Destra. Sinistra attualmente. Muro o difesa? So che dovrei rispondere muro, ma io in realtà difesa. Difesa. Destro o mancino? Mancino. Destra. Intra o extra? Intra. Extra. Forte o shot? Forte. Shot, più shot. Diagonale o linea? Diagonale. Diagonale. Ricezione o break? Se batte Michela, break. Break. Bagher o palleggio? Bagger, tutta la vita. Palleggio. Attacco o battuta? Attacco. Attacco. Nocchino o mano aperta? Nocchino. Mano aperta. Linea o nastro? Linea. Nastro. Che Vicina soddisfazione. o aperta? Vicina. Aperta. Alzata alta o gioco veloce? Veloce. Ancora alta, direi. Colpo di prima o colpo di seconda? Di seconda, anche se. Seconda. Schema 1 o schema 2? Uno. Uno. Occhiali da sole o cappello? Occhiali da sole. Tutte e due. Vento o pioggia? Vento. Vento. Acqua o integratore? Integratore. Acqua. Ciabatta o infradito? Ciabatta. Infradito. Borsa o zaino? Borsa. Zaino. Mare o montagna? Mare. Mare d'estate, montagna d'inverno. Convivenza o matrimonio? Prima una, poi l'altra. Convivenza. Tuta o jeans? Jeans. Più tuta che jeans. Dolce o salato? Dolce. Salato tutta la vita. Pranzo o cena? Pranzo. Cena. Hamburger o sushi? Ancora hamburger. Hamburger. Birra o vino? Più vino. Vino. Essere o avere? Essere. Essere. Unica o fortunata? Fortunata. Fortunata. In una stagione, sempre almeno quinta o una vittoria assicurata? Bah, una vittoria assicurata. Una vittoria assicurata. Participio passato del verbo torcere. Torsi. Torto. Radice quadrata di 169. 26? 13, boh, 14, no. Incrocia gli occhi. Toccati il naso con la lingua. Ci riuscissi. Non lo so fare. La capitale della Lettonia. Riga. Non lo Completa la frase. Sotto la panca. La capra campa. La capra canta. Sopra la panca, la capra che crepa. Mescolando giallo e blu viene fuori. Verde? Gialle, blu, verde.
10 secondi per dirmi gli 8 pianeti del sistema solare. Allora, Mercurio, Venere, Terra, Giove, Saturno, Uranio, Nettuno, Plutone, 8. Urano, Saturno, Terra, Mercurio, Marte, e... non me li ricordo gli altri tre. Fai la faccia più brutta che puoi fare. Prova a tirar fuori aria da bocca e naso contemporaneamente. Benissimo. Dimmi cosa fai prima di dormire. Appena prima metto la sveglia, guardo un po' di una serie TV o leggo. Guardo una serie su Netflix. Quando sono la prima sveglia? È la prima di una lunga serie. Rimando per almeno mezz'ora. Se finisce la carta igienica? Cambio rotolo. Potrei averla vicino, se no aiuto. Se un gatto nero ti attraversa la strada? Niente. Non sono scaramantica. Se c'è gente, magari aspetto. Se trovi la tua macchina rigata? Divento intrattabile. Niente, ormai non faccio più niente. Ho fatto 1000 incidenti, 500 multe e basta. Mi sono messo l'anima in pace. Se all'ultimo salta l'allenamento? Mi girano un po', insomma. Non è... Mi nervosisco, però... Boh, dipende dai motivi. Se all'ultimo ti aggiungono l'allenamento? Potrebbe anche essere magari un problema. Va bene, sono contenta. Se trovi un portafoglio per terra? Può essere di qualcuno in giro, insomma, se c'è gente chiedo. Controllo di chi è e se c'è lo ridò al proprietario. Se hai il semaforo giallo? Passo. Vado, passo, sì. Se vinci per forfè? E alla fine è sempre una vittoria come un'altra. Sono sempre contenta. A che età hai iniziato a giocare a beach volley? A 18 anni, credo, sì, 18. 16 anni. E perché? Giocavo sempre in spiaggia d'estate, a Cesenatico. Il mio primo allenatore, Thomas Casali, mi ha visto, ho iniziato a giocare e basta, è nata così. Ho iniziato col trofeo delle regioni del Trentino. Tornando a casa in Lombardia, sono stata inserita un po' nel progetto della Lombardia. Cosa avresti voluto fare se non avessi fatto beach o pallavolo? Mi ha un po' sempre incuriosito il tennis. Mi sarebbe piaciuto sci. Come chiami la tua compagna? Miccia. Fra. Il tuo più grande pregio e difetto? Penso di essere abbastanza solare e difetto sono disordinatissima. Socievole solare. Difetto permalosa e testarda. E i suoi? Un grande pregio è la determinazione. Un difetto è testa dura. È molto zen. Difetto forse è sempre quello. Dovrebbe incazzarsi un po' di più. C'è una cosa che proprio non sopporti di lei? No. No. Quale dote tecnica ti appartiene di più? Forse l'attacco. Il palleggio. Quale dote tecnica rubiresti alla tua compagna? Prima di tutto il palleggio. La battuta. Un aspetto tecnico che vuoi assolutamente migliorare? Il palleggio. L'attacco e la battuta. Un aspetto tecnico che secondo te dovrebbe migliorare? La calma. Il palleggio. Di Michela Lantignotti dicono tutti che? Perde un po' la testa ogni tanto. È una bellissima ragazza e è stata sempre un po' il simbolo nel beach. Di Francesca e Micheletto dicono tutti che? Io dico che è una bella persona. Sia una persona abbastanza corretta, solare. La coppia più forte contro cui hai mai giocato? Come ora era Totti Allegretti. Benegasserci Tot. La coppia avversaria bestia nera? Non ne ho avute tante. Campoli, Gradini. La coppia avversaria scomoda? Colombi Bredenbach. Tutte a modo loro. Se dovessi prendere due giocatrici di diverse nazionalità e farle giocare insieme, chi sceglieresti? Pavan e Duda. Graudina con Ludwig o comunque Duda. La cosa a cui non puoi fare a meno prima di una partita? Il riscaldamento e l'abbraccio della mia compagna. Penso facciarmi la caviglia. Un torneo che ricorderai sempre per un aspetto positivo? Le finali del campionato italiano dello scorso anno. Gli ultimi due con Franci, la Coppa Italia e le finali Scudetto 2019.
Un torneo che ricorderei sempre per un aspetto negativo. Tutti quelli in cui perdo in fretta, che ho perso in fretta. Delle qualifiche del World Tour che abbiamo fatto, siamo finite in Liechtenstein, lasciamo perdere. Il torneo più importante della tua carriera? Sì, il World Tour a una stella a Samsung di 2 anni fa. Finale Scudetto e Coppa Italia 2019. Il momento più bello insieme? Podio delle finali dei campionati italiani. Finale di Coppa Italia, sicuramente. Ce n'è uno brutto? Ce ne sono un po', dopo gli allenamenti che non vanno bene, però diciamo niente di eclatante. Brutto, brutto, no. Forse quando abbiamo perso la semifinale Scudetto. L'allenatore più importante della tua carriera? Chievuto d'Auria e Simone Di Tommaso. Thomas Casali, Gianluca Casadei, Raffaelli e adesso il più importante è Simone Di Tommaso. La persona più importante della tua vita? Beh, la famiglia. I miei genitori, tutti e due. Scegli o io o lei. Chi fa l'iscrizione ai tornei? Tutti e due in realtà. Lei. Chi organizza la trasferta? Forse io. Più io, forse. Chi porta la palla? Lei. Io. Chi prepara la tattica? Lei. L'allenatore. Chi è il capitano? La fai il capitano, mi sembra. Ho un vuoto, ma credo io. Chi litiga con l'arbitro? Lei. Io, tutta la vita, e lei mi dice di non farlo. Chi parla di più in campo? Io. Chi urla di più in campo? Lei. È una bella lotta. La più lenta a fare la doccia? Io. Io forse. La più bella? Lei. La più simpatica? Dai, siamo lì, no? La più cazzona? Io. Simpatica anche fra. La più permalosa? Penso lei. Io. La più alla moda? Lei. No, alla moda nessuna delle due. La più scaramantica? Poco, però credo io. Nessuna delle due. La più viziata? Nessuna delle due. Nessuna delle due. La più talentuosa? Lei. Secondo me entrambe in realtà abbiamo ancora grandi margini. La più svogliata? Io. Meno resistenza? Io. La più cazzona? Io. Lei forse? La più pettegola? Lei inizia e io continuo. Io forse. La più pignola? Forse lei. Tutte e due. La più affamata? Ci piace, magna. Lei, dai. Tutte e due. La più disordinata? Io forse. La più matura? Forse appena appena io, forse. Ma tutte e due. La più polemica? Io, polemica io. Lei. La più muscolosa? Lei. Io. La più esperta? Beh, per forza lei. Come anni, dico io, ma... La più uomaiola? Lei. Non so, io sono fidanzata. Lei. E non vale se lei ha detto me. Dimmi cosa dici o che gesto fai quando fai cambio palla. Sì. Yes. Quando fai break. In generale è sempre uguale. Yes. Quando fai ace. Torno in battuta. Non esulto troppo e torno al mio posto. Quando ti fischiano doppia. Non è possibile. Io non palleggio. Protesto fino alla morte, non è mai doppia. Quando ti fischiano invasione? Io, con che cosa? Ma chi? Io. Quando ti fanno ace? Faccio finta di niente. Cerco di non fare una piega e torno al mio posto. Quando ti esultano in faccia? Penso di diventare abbastanza di pietra. Provo a far finta di niente, ma mi diano. Quando ti danno un cartellino? Oddio, non ne ho mai preso uno ancora. Mi sento un po' in colpa in realtà quando prendo i cartellini, quindi niente, sono al mio posto e basta. Quando ti fischiano fuori una palla dentro? Vabbè, parte... Oh, arbitro! Ah, mi incazzo. Chiedo all'arbitro di scendere, sempre. Quando ti fischiano dentro una palla fuori? Non si guarda l'arbitro, si festeggia, così... Yes! Non ci sono dubbi. Imita la tua compagna quando esulta? Sì.
Obiettivi per la prossima stagione? Gli obiettivi erano quelli magari di iniziare a vedere qualcosa a livello internazionale e provare un po' a riconfermare i risultati di fine stagione. Fare il meglio che possiamo ad ogni torneo a questo punto, visto che poi ce ne saranno pochi probabilmente. Podio. Cosa vorresti dire alla tua compagna adesso? Miki, torniamo a giocare. Dovresti tornare a giocare. Dille una cosa che non le hai mai detto. Due tornei che abbiamo giocato insieme sono stati veramente i tornei dove ero più tranquilla in campo. Che voglio bene. Sogno nel cassetto. Questo allora non si dice. Oddio. Sogno nel cassetto come per tutti gli atleti, le Olimpiadi. Come ti vedi fra 20 anni? Spero di avere una famiglia. Già, fra 20 anni. Penso che non giocherò più, se giocherò in spiaggia con le mie amiche per divertirmi, nel mio studio di nutrizionista, con dei figli forse, un cane. Manda un bacio ai tuoi fans. Saluta nel tuo dialetto. Io non lo so il mio dialetto. Come ti saluta? Normale, ciao. E grazie. Grazie a voi. Grazie a te.